Un'operazione quantomeno sospetta a poche ore dal commissariamento il 12 dicembre scorso Gianluca Iacobini, ex condirettore generale della Banca Popolare di Bari e figlio dell'ex presidente Marco Iacobini, ha trasferito mediante assegni circolari una somma complessiva pari a 180.000 euro dal suo conto della Banca Popolare a uno cointestato a sé e alla moglie presso Banca Sella. È una delle 7 segnalazioni di operazioni sospette per oltre 5,5 milioni di euro trasmesse dai commissari della Banca Popolare di Bari alla Procura, che indaga su presunti illeciti nella gestione della banca. Nel frattempo il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, difende sui giornali l'operato della sua commissione di vigilanza, dicendo che Palazzo Koch ha sempre svolto il proprio compito rispettando le regole, ha sempre collaborato e continuerà a farlo ed è pronta a fornire, come sempre, tutte le informazioni disponibili. Visco spiega che il commissariamento è stato disposto quando le perdite hanno ridotto i livelli di capitale al di sotto dei minimi stabiliti dalle regole prudenziali. La scelta di porre in amministrazione straordinaria questa banca, aggiunge, è il risultato, come sempre in questi casi, di un'attenta analisi. Dal 2007, continua Visco, abbiamo posto in amministrazione straordinaria circa 80 intermediari. Più della metà è tornata alla gestione ordinaria. Per quelli liquidati o aggregati con altre banche non vi sono state, nella generalità dei casi, perdite per depositanti e risparmiatori. Comunque, puntualizza Visco, sulla Tercas la Popolare di Bari paga la mancata trasformazione in società per azioni.